siamo qui al centro sportivo di Orsenigo insieme al nostro mister Festa in vista della prossima partita di domani alle 15 contro la Pro Vercelli. Una partita, un'altra partita importante per il Como che deve risalire in questa classifica e vogliamo ringraziare Marco Romualdi Sport Magazine per l'intervista al mister e quindi Marco quando vuoi. Sì, va bene Ginevra, allora no, sentiamo subito allora come giustamente tu dici il nostro tecnico mister Festa. Facciamo innanzitutto mister un passo indietro in queste tue prime settimane qui a Como, come sta andando? Poi andiamo sullo specifico della partita che ti attende. Tutto bene? Sì, tutto prima bene. Parte. Comunque la squadra sta lavorando bene, nonostante il risultato negativo di domenica scorsa, comunque la squadra ha reagito, il campionato è ancora molto lungo, ci sono tutti i presupposti per far bene. Chiaramente ci vuole in certe situazioni un pochettino più di determinazione, però quando una squadra crea 10 occasioni da gol è chiaro che deve ottenere di più. In questo momento ci interessa poco il bel gioco, ci interessa poco fare spettacolo, bisogna essere molto concreti e cercare di portare dei punti. I punti che sono fondamentali per la nostra salvezza. No, anche perché la classifica, guardarla, infatti, non so se tu la guardi, oppure... No, non la guardo, però so che conosco bene il campionato di Serie B, è un campionato che ti riserva molte sorprese, in tutti e due i sensi, in senso positivo e in senso negativo. Quindi con due risultati, con due vittorie, puoi sicuramente risalire, però le vittorie vanno fatte in campo, non a parole, quindi... Ogni partita sarà da giocare col massimo della determinazione, questo è quello che cerco di trasferire ai ragazzi. Eppure l'impatto tuo, il debutto in Serie B, mister, è stato proprio positivo, perché a Chiavari, su un terreno molto difficile, una prestazione di assoluta eccellenza, non so se sei d'accordo ovviamente, sì. ma non che forse quella di settimana scorsa non sia stata di eccellenza, poi certo. Come hai detto tu giustamente, gli episodi, ecco, forse qualcosa vi è girato male. Sì, io penso che la partita col Pescara sia stata superiore sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'impegno e della volontà, perché comunque contro l'Entella abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto occasioni anche di vincere la partita, però abbiamo avuto un calo fisico piuttosto importante negli ultimi 20 minuti. Quello che non c'è stato contro il Pescara, anzi fino alla fine abbiamo provato a pareggiare la partita e purtroppo la palla non è entrata dentro, è chiaro che quando non riesci a far gol è difficile anche commentare una partita del genere. Esattamente, proprio così. Vabbè, a questo punto ecco, devi essere forse più tecnico, mister, o psicologo in un momento di questo genere con i ragazzi? Ma cioè, come va? Ci vogliono tutte e due le cose. La cosa importante è che i ragazzi acquisiscano consapevolezza dei propri mezzi. E comunque l'allenatore può dare delle indicazioni, può lavorare, cercare di lavorare nel migliore dei modi, però deve partire da dentro di loro la volontà, la voglia di capire che ci stiamo giocando qualcosa di veramente importante, in una piazza importante come Como, e dovremmo fare l'impossibile, cercare di tenere questa squadra in categoria, perché è veramente molto molto importante. Come lo giudichi questo campionato di B, mister? Un campionato dal punto di vista tecnico piuttosto mediocre, campionato che a parte due o tre squadre che sono di livello superiore, le altre comunque c'è un certo equilibrio, il livello secondo me è piuttosto basso, il livello tecnico è piuttosto basso, comunque è sempre un campionato difficile, dove la continuità è molto molto importante. E allora adesso Ginevra, non so se vuoi anche tu introdurre magari la partita proprio specifica di domani, perché a questo punto, come tu dicevi, è quella che poi conta, che forse interessa maggiormente i tifosi, no Ginevra? Sì, infatti adesso dobbiamo cercare assolutamente di agguantare un risultato positivo, perché c'è stata solo una vittoria appunto contro il Novara, e quindi bisogna assolutamente fare punti, e questa squadra, come diceva il mister, ha le capacità di farne punti e cercare di risalire, almeno arrivare a metà classifica alla fine dell'anno. E allora, ecco, giustamente dice Ginevra, una sola vittoria in trasferta ottenuta. Domani, allora, mister Festa, la trasferta di Vercelli. Tutto tranne che semplice, sicuramente. Semplice, sì, infatti. Perché comunque
tutte le squadre sono squadre agguerrite, e poi questo andiamo a giocare contro la Provercelli in un campo difficile, però tutti sono difficili e ogni partita è una storia a sé, quindi la nostra determinazione deve essere sempre la stessa, mettendoci un po' di qualità, un po' di più di qualità e di attenzione, perché comunque i gol che sono nati li abbiamo subiti sempre con difesa schierata, non abbiamo mai preso una ripartenza, non abbiamo avuto mai problemi da questo punto di vista. Quando subisci il gol con la difesa schierata probabilmente ci vuole un pochettino più di attenzione. Quindi esatto, come dici, questione di attenzione. Attenzione, sì. Attenzione di comunque, abitudine alla marcatura in un certo modo, abitudine a certe cose. Ci lavoriamo, però la cosa più importante, l'elemento più importante è che i ragazzi hanno dato grande disponibilità, ma non a parole, con i fatti, allenandosi molto molto bene e comunque sul 2-0 non era facile contro il Pescara riuscire a tenere l'unità di squadra e la voglia di recuperare, perché in certi casi in un momento così difficile di classifica sul 2-0 in casa ci poteva essere anche il rischio di sfilacciare la squadra da tutti i punti di vista, e quindi penso che i ragazzi ci credano per forza, anche perché chi non ci crede non gioca, chi non crede al fatto che noi ce la faremo ovviamente non giocherà e non farà parte del gruppo. Ma mi pare di capire dalle parole di mister che hai avuto una buona reattività dei ragazzi, no? Anche le difficoltà, i momenti difficili, la sconfitta, cioè mi pare che tu comunque hai trovato comunque dei ragazzi, del materiale sul quale poter lavorare, o sbaglio? Assolutamente sì, ma infatti quello che ho detto ai ragazzi, bisogna imparare a gestire i momenti difficili, perché comunque i momenti facili non bisogna gestirli, si gestiscono da soli. Sono e vanno da soli. Quindi bisogna concentrarsi ovviamente quando le cose non vanno bene. Quando le cose non vanno bene bisogna risolvere i problemi come gruppo e non come singolo. Chiaro che tutto questo è facile dirlo a parole in un'intervista, è più difficile quando ci sono le difficoltà in campo, quando c'è la fatica, quando c'è la bravura degli avversari. È lì che si vede il giocatore, è lì che si vede la squadra. Il resto sono tutte parole che non contano. Allora, dai, tecnicamente questa Provercelli, presentiamo un po' questo avversario di domani. È una squadra molto compatta, che insomma molto organizzata, ha degli attaccanti bravi, degli attaccanti esperti, nient'altro, nel senso che comunque più degli avversari. Io penso alla mia squadra, anche se chiaramente abbiamo una conoscenza molto profonda degli avversari, perché comunque tutta la settimana si lavora anche per questo, per conoscere i pregi e i difetti. Non stresso i miei giocatori a parlare degli avversari, gli dico solo le cose più importanti e basta, perché noi dobbiamo pensare a noi, non dobbiamo pensare agli avversari, se non nella misura di conoscerli, certo, per appunto conoscerne i pregi e i difetti. Perfetto, quindi squadra pronta, sì, mister. Sì, quindi questo ci conferma che siete siamo preparati? Pronti, è chiaro che a voce ferma siamo pronti, io vediamo, io penso di sì, abbiamo fatto, ecco, se mi chiedi cosa avete fatto, io ti dico abbiamo fatto di tutto per cercare di migliorare certe situazioni, poi si gioca. Ecco, quindi avete lavorato, come dici, questa settimana anche molto su quelle cose che dicevi prima, cioè sulle palline attive, su queste situazioni, cioè cercare di migliorare, no, anche questi aspetti, giusto? Assolutamente, sono degli aspetti che si possono migliorare, altri che sono un po' più difficili da migliorare. Quindi noi lavoriamo sulle cose dove si può migliorare, gli altri è chiaro che in certe situazioni la qualità del giocatore fa la differenza. Va bene, ultima cosa allora con Mister Festa, oggi appunto gradito ospite all'interno del nostro Sport Magazine, l'altra volta non amavi molto anticipare la formazione, questa volta si può fare qualche... Allora, sicuramente Cassetti e Borghese non ci sono, che sono squalificati. Situazioni infortuni, anche qui, com'è mister? Ma stiamo valutando qualcuno che ha qualche acciacco, però dovremmo esserci tutti, dovremmo aver recuperato tutti. Ah, recuperato, anche, ok. Anche Marconi. Esatto. Perfetto. Non è al 100%, però comunque è convocato. Sulla formazione, per chiudere? Formazione, come dico sempre, ragazzi sanno la formazione il giorno della partita, quindi non è giusto anticipare niente. Comunque non è che siano grandi novità. Perfettissimo, grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo, mister. Io saluto e ringrazio anche Ginevra, che oggi ci ha assistito. Ciao Ginevra Tagliaferri. E chiudiamo qui da Orsenigo. Grazie con Mister Festa.